Resilienza e creatività è la giornata in compagnia di Mogolla al Teatro Pergolesi di Jesi. Un viaggio attraverso le parole dedicato ai ragazzi delle scuole superiori della città. L'organizzazione è a cura del team Noi Tre con il patrocinio del Comune di Jesi. La musica trasmette degli stati d'animo. Le parole che sono nelle canzoni trasmettono un messaggio. Allora, questo messaggio arriva ovviamente meglio, più chiaro, se cantando si modera la voce e non si fa un tentativo di far capire quanto si è bravi a cantare, quanto come si è bravi a comunicare. Io 28 anni fa ho costruito una scuola che si chiama CETTA. Noi abbiamo diplomato 2700 allievi, abbiamo ottenuto un risultato molto buono, Arisa, Giuseppe Anastasi, sia Amara che ha vinto il miglior testo di Sanremo, abbiamo avuto i nostri ragazzi quando sono si presentano ottengono successo. A parlare di talento con Mogolla è Roberta Cesaroni, psicologa e life mental coach, professionista capace di tirare fuori il meglio di sé dai ragazzi. Io lavoro con gli adolescenti e volevo far conoscere Mogolla, la musica e le parole del più grande autore dei nostri tempi, perché i nostri giovani, i nostri adolescenti ora amano anche altri tipi di musica, adesso va molto anche la musica rap, però loro devono conoscere, devono sapere quali sono i riflessi nel nostro sistema nervoso, nel loro sistema nervoso, quando ascoltano un tipo di musica che esprime delle emozioni rispetto ad un altro tipo di musica che fa esprimere altre emozioni. Per poter diventare talento occorre, uno, avere una sana autostima e quindi lavorare sull'autostima dei nostri ragazzi, due, portare i nostri giovani ad esprimere la felicità, conoscere la felicità, perché un ragazzo felice esprimerà il proprio talento.